Lei è tornato qui, ma come è stato accolto? Come del parente e amici, pensa che c'è posto qualcuno per arrivare dal punto del paese in genere mia, si sa, e l'anno prossimo mi suonare con camarata, perché era il giorno Santa Rosalia 4 settembre 3, arrivavo io 3, venne mi fatti che suonava qua, che era solista, siccome io ci avevo suonato con un camarada, venne a trovarmi, mi dice, se può venire domani, mi prestavo le robe, quando via io, mi prestavo le robe, pigliavo la tromba che l'aveva qua e chi va a suonare, la prima festa pigliavo il camarada. Quindi come famiglia che... bene, e per il resto? E poi quando contava chi si facevano, credevo a chi tu comunista che chi si è in barzelletta, ma è successo vero, venne uno che partito umilde e venne che, comunista che aveva fatto partigiano ma senza documenti, diceva, allora ci venne la moglie di un maresciallo, medaglia d'argento, che era la milizia, e ci vedendo che arrivavo che veniva a me a schiena e domandava il suo marito che era De Salvo, un padre di Sergio Papà, e si chiamava Antonio, mi dice a mio marito Tornera a Bologna, ma quale reparto era? E dice, il fascista, aveva ammazzato, a chi lo credevano? Chi lo credeva io no? E da un po' mi sono venuto e non ne parlavo più. Quando poi spuntò a Pertine e fece che parlavo, che chiese a mucciare tutte cose. La cosa non aveva successo niente a Cefalonia, pure il cristiano non sapeva, ma siccome c'era il fatto della NATO, che c'era la Russia, ci fu l'accordo tedesco, era umiliante per i tedeschi, e fece una porcheria, che non noi... Chiudieron tutte cose nell'armata della vergogna. Perché non avevano munizioni, tutto, non avevano niente, non mangiare niente. Siamo le mani come prigionieri, e te ci disse non fate prigionieri, e non mangiavano.